Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere, mettete un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi anche su Instagram e sulla pagina Facebook Liu Sugar Flower Ricette Healthy, Veloci e Facili, dove pubblico tante ricette di cui non faccio i video. Vi faccio vedere oggi come preparo il porridge freddo, senza bisogno di cottura. Quello che sto preparando nello specifico è un porridge freddo gusto Kinder Pinguì. Però in pratica possiamo adottare sempre questo procedimento per qualsiasi gusto di porridge noi vogliamo ricreare. In totale io andrò ad usare 40 g di fiocchi d'avena. Possiamo anche usarne di più se mangiamo di più. Nello specifico io uso 30 g di fiocchi aromatizzati e 10 g di fiocchi al naturale. Volendo possiamo usarne sia tutta la quantità di fiocchi aromatizzati o anche tutta la quantità di fiocchi al naturale. L'importante è dolcificarli e aggiungere un aroma se vogliamo che insomma l'avena sappia di qualche gusto in particolare. Su 40 g di fiocchi d'avena io uso 150 g di latte. Quando preparo questo porridge gusto Kinder Pinguì, solitamente uso il latte di cocco. Non ce l'avevo, sto usando il latte di mandorla, non cambierà il gusto. Infatti non è importante la tipologia di latte che andiamo ad usare. Se vogliamo ancora meno calorico, possiamo anche usare l'acqua nella stessa grammatura. Ovviamente se usiamo fiocchi d'avena neutri e acqua, il gusto non sarà proprio dei migliori. Quindi cerchiamo di trovare un compromesso anche perché il latte di mandorla o il latte di cocco, questi nello specifico, hanno veramente pochissime calorie. Vado a dolcificare un po' con del dolcificante liquido e aggiungo anche un pizzico di sale. Una bella mescolata e metto tutto in microonde per circa 3 minuti ad una potenza medio-alta di 750 watt. Dopo il primo minuto apro lo sportellino e do una mescolata e poi continuo a farlo cuocere, prestando molta attenzione che il composto non fuoriesca dalla ciotola. Dopo 3 minuti mescolo e faccio raffreddare il tutto. Nel frattempo preparo una crema fatta da yogurt greco e proteine al cocco. Se non avete le proteine al cocco, potete acquistare lo yogurt greco direttamente al cocco. C'è quello della Faye Total al cocco che è davvero spaziale. Se vogliamo farlo di un gusto completamente diverso che non sia Kinder Pinguì, possiamo metterci lo yogurt greco che più ci piace, al gusto che più ci piace. Per il terzo strato del Kinder Pinguì Porridge Freddo preparo la crema al cacao. Sto usando cacao magro e amaro. Metterò 5 g di cacao magro con un cucchiaio di dolcificante liquido e un cucchiaio, quasi uno e mezzo, di acqua. Vado a mescolare e mi regolo la consistenza. Cioè, se ce ne vuole un altro po' di acqua, ce la vado ad aggiungere dopo, non prima, perché altrimenti poi risulterà troppo liquido. Una volta raggiunta questa bella consistenza liscia e cremosa, lo vado a versare sulla base bianca e lo vado a livellare per bene. Come ultimo passaggio, vado a metterci su un po' di cocco rapé. Nel caso non facciate la tipologia Kinder Pinguì, potete metterci anche del burro d'arachidi, oppure potete metterci della frutta fresca, oppure della marmellata, oppure delle scagliette di frutta secca. Insomma, bisogna spaziare un po' con la fantasia per cambiare un po' il gusto della nostra colazione. Una volta preparato, il porridge andrà messo in frigo e fatto riposare per tutta la notte. Così al mattino seguente potete gustarlo in tutta la sua freschezza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Se volete seguitemi anche su Instagram e sulla pagina Facebook Liu Sugar Flower Ricette Healthy, Veloci e Facili, dove preparo tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò, io vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!